Ben, per favore, non si tratta così la famiglia. Tu non sei la mia famiglia, uomo bestia. Spero che non farete resistenza. Cosa sta succedendo? Cosa ha fatto Ben? Non ne ho idea. Un minuto prima eravamo dentro a un castello medievale. Quello dopo mi sveglio nella foresta con un vestito da principessa e tu con sopra una pelliccia che rincorri un maiale. Da quello che dici, sembra che siamo stati ipnotizzati. Ipnotizzati? Ma chi potrebbe? Certo, è Zombozo, vero? Che succede? Qualcuno ha capito come rompere il mio incantesimo? Dove avete trovato un riflesso? Oh, il fiume! Oh, avrei dovuto prosciugarlo! Per favore, non ignorate il nostro ospite d'onore! Ospite? Non so cosa stai progettando, ma non la farai franca! Già, noi sappiamo bene come... Silenzio! Non parlate senza permesso! Ordine eseguito, mio signore! Cosa devo fare di loro adesso? Prendi nota! Nel prossimo trono, meno scale! Ma perché vuoi diventare un re? Perché voglio poter mangiare, rilassarmi e divertirmi! Ho un'idea! Ti dico una cosa, ragazzino! Stai facendo un ottimo lavoro! Decidi tu cosa fare con i prigionieri questa volta! Oh, è diventato 2x2, sarà divertente, è il mio preferito. È solo una buca. Per fortuna Ben non ha fantasia. Non mi importa se è ipnotizzato, resterai in castigo. Cosa pensi che sia? 2 dozzine di tassi rabbiosi che vi raggiungeranno appena questa corda sarà bruciata. Ben ha dimostrato che ho torto, questo è creativo. Ehi, cavaliere, non avevo notato quanto tu sia forte e possente. La tua adulazione non fermerà i tassi, ragazzina. Volevo dirti che lavori così duramente per proteggere il regno. Ah, già, molto più duramente di quanto faccia quel cosiddetto re. Traditori, qual è il vostro gioco? Quale gioco, infatti? Scusami, che sta facendo? Scommetto che si sta divertendo e che sta dando ordini. Il mio signore è un uomo molto impegnato. Lui non sta facendo nulla. Lui comanda, mangia e si diverte. Questo è vero. Mi sembra che oggi abbia preso parte a molte feste. Secondo me tu saresti un re di gran lunga migliore. Ciò di cui parli suona come un tradimento. Pensa quanto sarebbe meglio per il regno avere uno come te a comandare. Un vero uomo del popolo. Sì, credo di capire che cosa intendi. Zombozo! Cosa c'è? Un re fa più cose che starsene seduto e usare la bocca per abbuffarsi. Che cosa hai detto? Consideralo un colpo di stato! Attento, pomodoro gigante! A te la mossa, buffone! Un piccolo consiglio per te. Punta al re e non sbagliare mira. Che tipo di trucco è questo?